è un momento di incontro in cui si cerca di individuare i percorsi per lo sviluppo sostenibile. Noi stiamo facendo molte esperienze, ci sono molti progetti in cantiere che riguardano vari versanti dell'amministrazione, vari settori. Oggi, la giornata di oggi serve per cercare di ricostruire, ridefinire come punto di partenza, ma anche con il coinvolgimento dei soggetti del territorio, un quadro di insieme. L'obiettivo della città intelligente, dello sviluppo sostenibile, è proprio questo, una visione organica in cui questa città cerca appunto in un momento di crisi invece di individuare i percorsi per una valorizzazione delle sue potenzialità, della sua identità, un risparmio delle risorse, un'attivazione di tutti i soggetti del territorio in questa prospettiva. E quindi vuol dire dotarsi di un piano energetico comunale, di un piano della mobilità sostenibile. Partecipare in sostanza non solo come miglioramento della qualità ambientale del territorio, ma anche ai bandi di finanziamento europeo, perché giustamente muovono tutti in questa direzione della sostenibilità dei contesti urbani. La Smart City è il futuro, è una città in cui le reti sociali e l'innovazione digitale dialogano per costruire condizioni di vita migliori. È proprio la sfida del futuro, ovviamente è una sfida che richiede soprattutto e in primo luogo una consapevolezza culturale da parte di tutta la comunità. Non è un tema che riguarda solo il comune, ma è un tema, ecco, che riguarda davvero tutta la comunità cittadina, che deve essere colta da tutti. Quindi, a proposito di Smart City, c'è da dire anche una cosa importante, che in Italia fino ad oggi, per quanto riguarda computer, internet e roba del genere, c'è un 40% di popolazione che proprio non sa neanche aprire un computer. Bisognerebbe muoversi anche verso questa popolazione. Assolutamente, l'alfabetizzazione digitale è una scommessa importante, fondamentale. E oltretutto, diciamo, con i temi legati con il concetto della Smart City facciamo anche un passaggio ulteriore, perché non è solo innovazione tecnologica, ma si parla di dialogo, integrazione tra innovazione tecnologica e reti sociali. Pertanto ci rendiamo ancora più conto di quanto sia complesso, proprio perché ancora, insomma, sul fronte dell'alfabetizzazione rispetto alle nuove tecnologie molto c'è da fare in Italia. Ma insomma, questo è il futuro, e o si vince questa sfida o si perde sul piano della competitività a livello globale. Quindi, come dire, è una sfida necessaria, una sfida che dobbiamo cogliere con il massimo impegno, che la comunità deve cogliere con il massimo impegno.